Ah, pensavo. Per le donne. Per le donne? Per i tacchi. Ma veramente? Vero. Beh, che meraviglia. Io pensavo già che mi dicesse, non sei in lista? No, no, no. No, non mi so neanche che. Vado tutti gli anni, ma senza preavviso perché ci sia credito. Puoi parcheggiare lì, poi dopo. No, da lontano non l'avevo riconosciuto. Quando ce l'hanno la cena, idea? Perché a seguire di solito. Ha riconosciuto qualcuno che io non riconosca? No, non ci sono rockstar, capisce cosa intendo, sai? Per... Cioè, magari... Sono questi qua con la crau... Ci sono questi qua? Questo lo so benissimo. Non ha visto nulla di... No, cioè... Grassi e... No, ma Grassi lo riconosco. Tutti i compagni di Grassi. Quindi già... Quindi già... Sì, vai pure, Cocciuffa, quindi. Grazie. Eccoli qua, i grandi imprenditori reggiani dal parcheggio. Allora, parcheggiamo qua. Sì, dai. Ero mai stato in questo parcheggio? Eh? Mai. Eccoci qua. Benvenuti. Quindi c'è anche un pivot del basket praticamente. Visto? Che cos'è, dottore? Io sono Vanni Zagnoli, un giornalista tristemente noto. No, io faccio le riprese oggi. Ah, perdon. Quindi è un service. Sono un service, sì. Ingaggiato da Elisabetta Grassi. Non lo so. No, Elisabetta Grassi non mi viene in mente il nome, però da una certa forse Serena, no? No, forse. Comunque dagli industriali direttamente. No, da oggi da sotto. Ah, mi scusi. Chi è adesso il direttore? Non è più Pierpaolo Giustosi, ma non è detto, è cosa da solo. Lo so, ho un sacco del marketing. Mi racconta la sua storia in video adesso? Io faccio riprese, il mio, adesso un po' lo devo ricambiare la mia, io sono vannizagnoli.it, lo chiamo vannizagnoli.it show, ma per un certo periodo l'ho chiamato su reality show, mi piace la ripresa inconsueta, capisce? Sì, quindi che so, rovesciata piuttosto che, vede come ho parcheggiato, anzi, il suo reality show, ma un po' lo faccio apposta. Ma sì, capisci? Esatto. No, ma adesso poi chiudo anche la portiera. Quindi no, a parte gli scherzi, racconto tanto e le professioni, le professionalità e... Ho raccontato anni fa a Pianderna e...